L'ultima occasione per il treno playoff, il Castelnuovo ospita il Rieti nel match valido per la 33esima giornata del girone F di Serie D. Gli Amaranto Celesti giocano senza assilli di classifica con l'obiettivo di migliorare l'attuale situazione. La squadra di Di Fabio va in all-in nella speranza di ottenere tre punti vitali nella corsa alle zone alte. Dopo una prima fase di studio è il Rieti a prendere in mano il pallino del gioco, serpentina velenosa di D'Alessandris che non trova nessun compagno appostato in area, decisamente più pericoloso il numero 9 quando deve arrendersi ad un super intervento di Olivieri a sbarrargli la strada. Amaranto Celesti con idee chiare, cross dalla destra di Tiraferri, Vari di testa, mette i brividi ai padroni di casa, sul versante opposto Fagioli dialoga con Manari e prova di potenza peccando di precisione. Nella sfida è Olivieri contro gli attaccanti ospiti, Vari si dispera dopo l'assist perfetto di Nobile. L'ultimo sussulto del primo tempo arriva per merito di Di Ruocco che anticipa l'uscita del portiere ma non trova Fagioli all'interno dell'area. Nella ripresa troviamo lo stesso copione, diagonale insidioso di Tiraferri, Olivieri ci mette una pezza. Sempre il portiere nero-verde è spettacolare nel chiudere lo specchio della porta a Mattei. Si accende il Castelnuovo, punizione di Loviso che sfila alta di poco. Ancora il numero 5 direttamente da calcio d'angolo colpisce la parte alta della traversa. Gli ingressi di Emili ed Egidio cambiano il volto della partita. Manari crossa al centro dove Morganti fallisce una clamorosa occasione. Non sbaglia invece D'Egidio che è letale nella sua percussione e trafigge Scaramuzzino. 1-0 Castelnuovo e undicesimo centro per l'esterno d'attacco. Spingono ancora i padroni di casa, Manari disegna un grande cross, Fagioli si divora il raddoppio, si riaffaccia in avanti il Rieti. D'Alessandris incontenibile negli spazi, Olivieri si oppone. A 5 minuti dalla fine ingenuità di Fagioli che già ammonito va a contrasto su Montesi che proteggeva la sfera, secondo giallo e Castelnuovo in 10. Gli Amaranto Celesti si riversano in avanti, rovesciata di Tuncarà che testa i riflessi di Olivieri. Nel quarto minuto di recupero il Rieti perviene al pari con Esposito che raccoglie un pallone vagante e batte Olivieri. Nella circostanza grandi proteste dei neroverdi che chiedevano un fallo di D'Alessandris su D'Egidio. Termina 1-1 al comunale, il Rieti si salva nel recupero, il Castelnuovo fa il massimo e recrimina per l'episodio finale. Mister Battisti, un'ora di grande spessore, poi avete subito un po' il ritorno del Castelnuovo, alla fine per il numero di occasioni prodotte il pareggio ci può anche stare, anche se l'episodio del gol resta un po' dubbio per una possibile spinta. Sì, hai detto bene, i miei ragazzi hanno, secondo me hanno fatto un buon calcio, poi non so cosa sia successo in quei 20 minuti, si sono scollegati la testa, è stato bravo il Castelvomano ad approfittarne e a farci gol, però credo che insomma che la Rieti non meritava la sconfitta e poi come hai detto non so l'arbitro se non si è accorto di questo fallo e siamo riusciti a pareggiare, ci prendiamo il pareggio e qualche piccolo rammarico però ce l'ho perché i ragazzi secondo me meritavano qualcosina in più. L'aveva preparata proprio in questo modo, cioè andare a aggredire e poi magari ripartire con gli uomini giusti? Sì, no, ma ho cambiato qualche cosina perché avevo molte assenze e quindi sono tornato al vecchio modulo che loro hanno fatto per tanto tempo con il vecchio allenatore, quindi mi sono rimesso 5-3-1-1, li ho voluti aspettare un po' più bassi e ho detto alle mie mezzale di uscire un po' più in basso e non andarli a prendere troppo in alto e l'hanno fatto bene il primo tempo, abbiamo creato per dare la possibilità ad Alessandris, il nostro attaccante che ha una buona gamba, di attaccare poi gli spazi. L'hanno fatto bene, anche nel palleggio siamo andati bene, non abbiamo avuto fretta, abbiamo creato delle buone situazioni, non siamo stati bravi a concretizzarle, però non posso rimproverare i miei ragazzi. Li rimprovero solo per quei 20 minuti di follia, gli ho detto, perché hanno fatto 20 minuti di follia veramente. Mister Ferretti, è difficile commentare il pareggio per come è arrivato al 94esimo, dopo che comunque il Castelnuovo se l'era giocata con le sue armi e avendo fatto anche un bel secondo tempo. Sì, un pareggio alla fin fine, se andiamo a vedere le situazioni di gioco, diciamo che alla fin fine il pareggio è giusto, però per come è arrivato, sai, c'è un po' di rammarico. Abbiamo visto tutti quello che è successo, dalla panchina sembrava, anche gli stessi giocatori mi hanno confermato che c'è stato un netto sgambetto, però diciamo che fa parte del gioco, anche l'arbitro può sbagliare, ci prendiamo questo risultato, diciamo che è venuto
diciamo ancora una volta una forza di squadra che, come voglio ricordare a tutti, è la quinta partita che facciamo in 10 giorni. Non è facile, abbiamo visto tutta una squadra che corre, che lotta, che ha voglia di fare il risultato fino alla fine. A volte ci riusciamo, a volte no, però non è un problema, continuiamo su questo passo e speriamo che riusciamo a chiudere questo campionato nel miglior modo possibile, anche se le forze vengono a mancare. Vediamo che ci sono 7-8 undicesimi che giocano, non hanno tirato mai il fiato, altre persone che stiamo recuperando dal Covid, situazioni un po' pesanti, però questa è una squadra che nelle situazioni difficili si esalta sempre di più. Abbiamo visto anche oggi, ha sfoderato una prestazione degna del loro lavoro. E anche tempo di bilancio, alla luce anche di quello che vi è successo con l'emergenza Covid, come giudica lei la stagione del Castelnuovo? Io penso che la stagione del Castelnuovo sia una stagione da incorniciare. E purtroppo siamo stati, diciamo, siamo stati messi in un certo periodo dove eravamo ripartiti bene e ci è venuta questa tegola del Covid. Purtroppo noi l'abbiamo preso all'ultimo, c'è squadre che l'ha gestito in altre situazioni, altri mesi. Purtroppo a noi ci è capitato nell'ultima fase della stagione, e dico che non è una cosa facile gestire una certa situazione, fare degli allenamenti separati, non avere tutta la rosa a disposizione, quindi non è facile.